sono difficili. Picca varca va, lasciala certo, andare. Sono giornata, ragazzi. Oh, signor Ricardo, come si chiama quel ragazzo? Oh. Luca? Luca. Secondo me Luca si è immerso. Infatti non c'è più. È sparito da 10 minuti e da partire la canna. Capito? Allora, questo è il massimo delle riprese che io riesco a fare, quindi se Igli vuol dare una mano. Guarda, perché l'ha incocciata parecchio bene, cazzarola. Cazzo, ma Monti è un pescatore serio, non è che sia. Cioè, non è che si fa un sito così tanto per... No. Ecco la pesca del nonno. Sulla panchina, cameraman del nonno. Passaggio a Igli Vannucchi. Vai. Che firma che come sono messo. Ora tocca a me. Con calma perché 16-14. Io guarda. Oh, accavallerei una gamba. Come va allora Gabriele? Ah, tutto bene, dai. Tutto bene, a casa? Sì, sì. Non ce la mettiamo, bene, dai. Albergo. No, eravamo qua, capito? Sì, sì. A pescare. No, no. Oh Igli. Ciao Gianfranco. Dai, guarda, che è successo qua? Sulla mamma di quello lassù in cima, non t'avevo mica visto. No, e niente, ero qui distratto un attimo, avevo messo un sugherino nell'acqua, quando è andato giù. Sei stato pronto però, nonostante sì. La ciccia, il le vino. Le cinque salsicce, il vino, la ferrochina Bisleri. Noi pensavamo che eri te che ti eri immerso. Gianfranco, dove eri? Ho preso un po' di ferrochina Bisleri. La ferrochina. Ha preso la ferrochina, giustamente. Non è piccina, eh? No, è grosso, non è perché c'ha 16. Questo è storione. No, con finale 14. Con che era? Gran Turco? Ordine. Con il pellet. Il pellet. Sì. Questo è Gran Turco. Sì. Allora, ecco che la telecamera passa nuovamente al cameraman disabile che non può muoversi da questa panchina. Ora, stai prendendo le altre 24 canne che sono a sinistra. La senti, la con 30 a diritto pescano, ragazzi. L'altro giorno mi strappò Ulisse giù bestemmie che feci 50 a dritto. Oh, Maria. Hai capito Gianfranco? Caccia, te peschi col? Con la 16 finale 14. E qua giù pescano il 30 a diritto. Con 30 a diritto. Però se mi riuscisse a meno del 16. Ci sarà un po' da piangere, ma ce la fai. Io sono convinto ce la fai. Sei un gufaccio! L'hai detto ridendo, l'hai detto. Ha un po' di dolore, ti è passato. No, no. Guardate il buon Paolicchi. Ha imbarcato anche la panca. Madonna, se lo voglio. È fantastico sto posto. Lo lasci uno via Luca o li piglio, alzo po' voglio. È fantastico. Buona pesca Gianfranco. Grande. Me l'ha tirata proprio personalizzata. Dio buono. Sta Anna però un godimento. Sembra essere un Filippo Eraccio. Sì, sì, sì. Infatti glielo devo dire a Leo. Leo, glielo devo dire. Viene il lago del Delfino che c'è dei personaggi. Una roba. Non lo deve sapere i Cecchinini. No, perché il cecchi è stato... È già venuto il cecchini qua. Però è andata bene, si sono salvati e non è tornato. sto facendo togliere le canne a tutti. Praticamente sta prendendo la strada che va a Grosseto, sai? Adesso sarà già all'incirca vecchio Rocca Strada. Sull'Argentario. No, sull'Argentario, sulla Miata. Dietro vedo un'altra persona incannata. È Gabriele. È il Gabri che ha preso un altro bel pesce. Non è che potevo rimanere dietro, dai. Ci fanno il video di che grossa, no? Ah no, questa è bella. Ah, ecco. No, questa è bella. L'ho capito, piccina. Ma del carpa, Gabri. No, è una bella carpa, altro che piccina. Siamo nella piccina. È proprio un bel pesce questo. Grande Gabri, bravo. Complimenti. Bravo, bravo. Come ti chiami? Complimenti, Gabri. Bravo, Gabri. Altro è piccina, vada il randello. Ma non è calpa, questo è calpa, ma non è usato niente. No, non toccavo nulla. Lo zoom tutto indietro, ci sono da 20 giri dentro. Lo zoom è la massima apertura. Bello. Complimenti, bellissimo. Grazie. Grazie, sono bello. Una topa, sì. Vai. Dai Gabri, vieni qua. Grande Gabri. Ora tocca a te. Ora tocca a Gianfranco. Col suo filo dello 008, che cos'è? Un cavedano? Sulla sieve un cavedano da 2 kg. Canna piegatissima. Tutti a cagare. No! Forse lui, forse. L'unico. No, io ti famo per te, dai.
No. È stato 40 minuti col pesce in canna, 40. Come minimo pesce. Con il mais. Ma non si prendono domani erbetello e spigole? No, la mia prima spigola. Lo stripped bass, la spigola striata. La spigola di acqua dolce. Ma che cos'è il pesce strano? Ma bello, eh? Tu me la porti qua? La pigli in bocca come una spigola? Venga. No, ragazzi. È il Vannucchi. Il Vannucchi purtroppo gioca bene. Il Monti è stato sfortunato. La sabetta, dai che bello. Questa qui è uno stripped bass. Spigola d'acqua dolce, caro dottor Monti. Sì, mettimelo. Ce l'attacca un ragazzo di 16 anni. Come un bass. Mettimelo con me. Io se portavo fuori il pesce lo portavo. Spettacolo. A scuola domattina. Questa voglio una foto perché non ho mai preso un pesce simile. Subito. Adesso lo rilasciamo, questo spigolotto d'acqua dolce. Anche perché, ragazzi, bisogna andare. Anche perché stiamo facendo tardi. Però ho una voglia di pigliare un bello storione. Peccato, ma oggi abbiamo perso un po' tempo. Peccato per il pesce di Gianfranco. Quello mi sì, aveva spero. Preso una carpa mostruosa, cavolo. Sì. Eccolo. Non c'è niente. L'ho visto pinta. Fare in Irlanda. Ecco, quello sì. Wow, spigoletto d'acqua dolce. Anche perché se arriva quella pioggia lì, noi col camper rimaniamo qua, il tour finisce Pantanate. Qua. Siamo finiti qua e domani peschiamo qua. Ringraziamo bravo. Il lago e il delfino sì. Perché ci ha fatto vivere veramente una giornata. Siamo stati benissimo, benissimo. Abbiamo mangiato da 10, c'è una pace. Stai zitti, zitti. Era bella la spigola. Zitto. Questo è il top del rumore che c'è qua. Una meraviglia. Cioè praticamente nulla. I pesci. Il pesce ha lasciato una carpa enorme. Ho lasciato un carpone in acqua, però ci siamo divertiti, siamo stati bene. Igli, solito. Io il mio pesciolino l'ho preso, una bella spigola d'acqua dolce. Guardate che belle magliette che c'hanno anche Luca e Gabriele. Fai vedere? Fai vedere, tac. Quell'altro sta recuperando laggiù. Vabbè. Ragazzi, venite, allora dove siamo? Ridillo. San Rocco a Pilli, lago e delfino. 7-8 km dopo Siena. Ah, sì. Sbagliate. State benissimo. Oppure c'è anche il lago sopra. Quell'altro sopra, dove si scrive. Della mamma che. Della mamma Maria. Che non vi caschi in acqua nulla perché vi mangiano le carpe, vi addentano. Alla prossima, torneremo sicuramente. Ok, noi ora si va a Montalto, se non a vi dispiace. Per fare un altro po' di chilometri. Di Castro. No, oh, auguri a tirare su il camper da qua. Ah, ora facciamo la ripresa. Ecco. Prende il trattore. Prendo la responsabilità io. Ci siete? Vai. È roba mia. Ci penso io. Io. Buono. Tanto il cameraman è sempre qui sulla panchina. Come vedete. Bloccato. Questo è il bastone. Siamo finiti.